Per la serie consigli di stile e Made in Italy per tutti, cioè quel Made in Italy sostenibile alla portata delle tasche di tutti, oggi parliamo di cappelli. Bene ragazzi, oggi parliamo di cappelli. E dove poter andare se non alla migliore cappelleria di Reggio Emilia? Eccola, che ci aspetta qualcuno. Ciao ragazzi, sono Luca, il titolare della storica cappelleria Duri, aperta a Reggio Emilia nel 1948 dal nonno, e continua, nonostante io sia un po' più giovane, la tradizione di questo negozio e di questa famiglia nel centro di Reggio, in piazza Prampolini. Allora Luca, come tu sei uno dei primi ad iniziare questo nuovo, diciamo, esperimento per fare il tutorial di come si deve scegliere un cappello, come si deve indossare, di che materiali sono fatti e tutto quello che cerne intorno al mondo dei capelli. La prima domanda che vorrei farti è, ci sono tantissimi cappelli ovviamente, adesso vorrei prendere solamente alcune occasioni. Diciamo che abbiamo un'occasione formale, vogliamo metterci un cappello. Quale cappello dobbiamo utilizzare? Allora, per un'occasione formale, non c'è dubbio, il cappello più adatto è il cappello borsalino. Questo è un cappello splendido, un'ala 6,5, 6,5, quindi un'ala media, magari un colore grigio, ma qui possiamo avere diversi colori, non è questo problema. In feltro, pelo di lepre, questo feltro non è un feltro di lana, ma un feltro di lepre, quindi impermeabile, elegantissimo, con il suo bel nastro, adatto per un'occasione formale. Anche se non troppo formale, perché questo si può mettere anche in modo informale. Oh, perfetto. Allora, adesso diciamo che invece non devo uscire una sera con gli amici, magari una sera come questa. Adesso stiamo riprendendo d'inverno, quindi una sera invernale, ma esco con un abbigliamento abbastanza casual, però voglio questo tocco di raffinatezza che è il cappello. Quale devo utilizzare? Ecco, in questo caso io propongo questo berrettino, tipo una coppola all'italiana, ma anche se reinterpretata in maniera moderna, e un bel quadretto da mettere sul blu, sul grigio, ovunque, molto facile, molto informale, però comunque sempre elegante, doppio tessuto, lana fuori e dentro, quindi comodo, pratico e molto sportivo. Bene Luca, allora dopo la mia cena con gli amici, adesso diciamo, è una giornata splendida e voglio farmi un giretto in un parco o sul lago. Quale cappello mi consigli? Ecco, in questa occasione proporrei un bel baseball, un bello, quindi un berretto con la visiera, sportivo, in questo caso una visiera a contrasto che aumenta il comfort e l'informale. Addirittura questo l'abbiamo proposto con il palo orecchi, nel senso che il pomeriggio invernale può riservare un po' di vento, un po' di aria, un po' di lago, magari il vento, e quindi possiamo utilmente anche tirare giù il nostro paraorecchi per essere ancora più caldi, sempre all'insegna dello sport, ma anche del gusto e della qualità. Bene Luca, una volta che ho capito quando utilizzare le varie tipologie di cappello, però una cosa che mi sono sempre chiesto è, io vengo da te, non ho mai messo un cappello in vita mia, ma come faccio a scegliere il cappello giusto per me? Allora, primo criterio, siamo a teatro, dobbiamo andare a teatro e quindi dobbiamo scegliere un cappello un po' elegante. Logicamente, qui prendiamo esempio due cappelli molto diversi. Abbiamo un cappello di ala larga, di testa anche alta e grande, se siamo ad esempio molto alti o se siamo un po' robusti, se siamo con le spalle un po' pronunciate, è chiaro che è necessario un bel cappello di ala larga con una bella testa larga, se no risulterebbe sproporzionato. Viceversa, se siamo un po' più piccolini, magrini, non tanto alti, è chiaro che un cappello di ala piccola, detto anche trilby, come si dice, sarebbe più adatto e più adeguato alla nostra corporatura, alla nostra anche personalità, potremmo dire. Quindi però un altro parametro ovviamente a prescindere dalla forma che tu mi hai fatto vedere è ovviamente la dimensione della mia testa, giusto? Anche, esatto, anche quello. Poi chi ha una misura molto grande, ad esempio questo è un bel cappello XL, per chi ha anche una misura, come dire, adeguata, questo invece è una small, è un cappello più piccolino perché la testa è un po' più piccolina. Perché sono tutti i parametri di cui bisogna tener conto, quindi corporatura, peso, ma anche ampiezza della testa. Quello Ok, la lunghezza del viso no, non conta? un po' meno, Ah, ok, quello un po' perfetto. meno, è meno significativo. Perfetto, una cosa che mi sono sempre chiesto è dove deve arrivare il cappello dal Allora, punto di deve vista sulla arrivare più o meno fronte? all'altezza del mio, quindi non troppo in alto, perché così non. E
e neanche troppo in basso, se no non ci si vede e non si, gli altri non vedono noi e noi non vediamo gli altri. Ecco, l'altezza più o meno a questa altezza. Ah, ottimo. Grosso modo, metà fronte, ecco, potremmo dire. Ok Luca, però non devo andare a teatro, cioè anche un cappello assolutamente informale, valgono le stesse logiche? Più o meno, quindi per esempio prendiamo in mano i berretti, il berrettino che avevamo visto prima, tipo quello che avevamo visto prima per la cena con gli amici, o la situazione informale, è chiaro che se siamo appunto di corporatura un po' robusta, di una misura bella, bella grande, sarebbe opportuno un bel berrettone all'irlandese, fatto così, ampio, con gli 8 spicchi, il suo bel bottone che contorna bene il viso, magari di una persona con una bella corporatura, con un bel viso pronunciato. Viceversa, se siamo un po' più piccolini e il viso un po' meno forte, eccetera, un berrettino un po' più piccolo credo che sia più adatto alla situazione.